comunità energetiche è un'associazione che può essere tra cittadini, imprese, aziende, pubbliche amministrazioni che decidono di mettere insieme la produzione di un impianto da fonti rinnovabili. E questa produzione di energia va a beneficio di tutti gli associati dell'energia che condividono l'energia prodotta da questo impianto di cui è titolare la comunità energetica. Un agricoltore o una cooperativa che calcoli deve farsi prima di rivolgersi a una banca o prima di partire con un progetto? A mio parere l'agricoltore deve innanzitutto capire che deve affrontare in maniera strutturale il problema del costo energetico. Deve capire quali sono le sue abitudini di consumo, il suo fabbisogno energetico e deve misurare la capacità di assorbire l'energia prodotta da un impianto fotovoltaico e quanto risparmio in termini di costo di mancato pagamento della bolletta deriverebbe dall'utilizzo di un impianto fotovoltaico. La comunità energetica prevede un beneficio economico che è dato dal mancato pagamento di quell'energia che tu non prelevi dalla rete ma utilizzi l'energia prodotta dall'impianto. L'altro beneficio economico è che maggiore è l'energia condivisa, maggiore sarà l'incentivo che la comunità energetica riceverà dal GSE. Quindi sostanzialmente in un anno l'onere finanziario che deriva a causa della realizzazione dell'impianto fotovoltaico viene abbattuto dal mancato pagamento della bolletta energetica e dal percepimento dell'incentivo. Siete la prima comunità energetica in agricoltura. Che cosa vi ha fatto decidere e qual è il vantaggio dal punto di vista proprio aziendale per un agricoltore? Il principale vantaggio per gli imprenditori agricoli nella realizzazione di una comunità energetica è un beneficio anzitutto economico. Ci siamo resi conto dal business plan presentato dagli ingegneri di Sistemia che rispondevamo al 100% alla possibile realizzazione di questa comunità rispetto ai nostri costi produttivi normali e quindi avremmo avuto anzitutto un vantaggio in termini economici. Quello che poi è stato una scelta all'inizio legata esclusivamente a seguire un percorso di sostenibilità ambientale, in realtà con i costi energetici di oggi si è rivelata una scelta strategica, perché diversamente l'azienda si troverebbe a dover affrontare costi esasperati per poter produrre il crisantemo. Vantaggi economici ma anche vantaggi ambientali che erano un po' il motivo che vi aveva mosso all'inizio. Avete quantificato questo vantaggio ambientale? Cosa vuol dire un vantaggio ambientale? Il vantaggio ambientale che ne deriva dalla realizzazione delle due comunità energetiche è pari a 316 kg all'anno in meno di CO2 evitata nell'ambiente. Quindi c'è un vantaggio reale chiaramente calcolabile rispetto ai kilowatt delle comunità.